Nata Libera è stata un libro, è stata tre film, è stata una serie televisiva, ma è stata soprattutto la storia di un rapporto molto problematico tra umani e leoni, perché parte da una storia vera, il libro raccontava appunto questa esperienza, di una leonessa che era cresciuta in cattività perché la madre era stata uccisa, erano tre cuccioli di leone, due sono finiti in uno zoo e uno è stato cresciuto dalle persone che avevano dovuto uccidere la madre. Quindi è diventato un leone domestico e a un certo punto i padroni, diciamo così, gli amici umani hanno stabilito che era giusto cercare di restituirla alla vita selvaggia, selvatica. Se non che la cosa era abbastanza problematica, perché essendo cresciuta appunto in cattività, la leonessa ha avuto delle difficoltà ad adattarsi. È stato un lungo processo di riabilitazione, se vogliamo, di richiamo della foresta, al termine del quale effettivamente la leonessa Elsa è riuscita a tornare in libertà, anche se poi dopo alcuni anni insomma la libertà si paga e è morta in seguito a un'infezione. In ogni caso la storia è una storia memorabile, è stata raccontata per la prima volta al cinema nel 66, nel film di cui vedete il manifesto qua dietro. È un film che ha segnato le carriere anche dei due attori protagonisti, che qualche anno dopo hanno fondato la Born Free Association proprio per cercare di consentire la ripetizione di esperienze di questo genere, la restituzione alla libertà di animali che insomma nella vita selvatica dovevano vivere. Mi viene in mente da citare un altro film che racconta una storia analoga ma diversa, un po' dimenticato, ma chi l'ha visto non lo dimenticherà mai. Si chiama Il grande ruggito, è un film del 1980, mi sembra diretto da Noel Marshall, che era il marito di Tippi Hedren, protagonista del film Gli uccelli. Nel film c'è anche Tippi Hedren, che sostanzialmente fa se stessa, e la loro figlia Melanie Griffith, ancora non star degli anni 80, ma insomma che comincia già a essere davanti allo schermo. È la storia di una famiglia che vive in simbiosi con dei leoni per cercare di dimostrare che si può vivere pacificamente uomini e leoni insieme. Ovviamente a un certo punto non tutto va come si deve, è un film che fa sorridere, fa paura e che ha rovinato finanziariamente la famiglia Marshall, perché insomma realizzarlo è stato un'impresa molto costosa, molto difficile e anche abbastanza cruenta per una serie di incidenti che ci sono stati. Io non consiglio di vivere a casa con un leone, ma insomma ecco, qualcuno dice che quando uno ha un gatto in casa è perché è il modo di avere un leone e poterlo carezzare in ogni momento.